documenti, comprare tutte le categorie di persone a vario titolo, in vario modo, in contratto durante la campagna elettorale, è per rimarcare che il vento è cambiato, che noi le cose le vogliamo fare sul serio, non siamo qua a chiacchierare, non ci siamo presi le ferie d'agosto, ci siamo messi qui, rimboccati le maniche, siamo ad aprire quel confronto che in campagna elettorale era fatto di impegni reciproci, era fatto di reciproci riconoscimenti di buona volontà e di importanza rispetto alle categorie rappresentate. Oggi, per quanto ci riguarda, è fatto di impegno amministrativo, è fatto di cose che dobbiamo effettivamente fare. Quelle che hai indicato sono in effetti quasi tutte competenze governative, come sai bene, ce ne sono poche della regione. Io penso che in questo senso anche l'aver conquistato la vicepresidenza della conferenza delle regioni e quindi essere vicepresidenti come Regione Liguria della conferenza Stato-Regioni quando si riunisce la Stato-Regione unificata anche con Comuni e Lanci sia un palcoscenico in più e un elemento di pressione in più per far valere interessi specifici della nostra regione che per troppo tempo è stata poco considerata nei rapporti romani. E quindi io credo che anche in questo senso si possa aprire un percorso favorevole, tenendo presente che poi il governo ha ragione in autonomia, tenendo anche presente che questa regione non è esattamente rappresentata di maggioranza come le forze del governo, però devo anche dire di aver trovato fino ad oggi interlocutori seri da un punto di vista istituzionale e amministrativo nel governo, tutto quello che era stato promesso alla nostra regione, una serie di percorsi importanti che riguardano tutti, con italiani o meno, cioè investimenti, dissesto idrogeologico, grandi infrastrutture in opere pubbliche, sono state rispettate e stanno marciando secondo una tabella che considero soddisfacente. È doppio, non so se dovere o piacere tornare a elettorale, piacere perché vedo tanti amici con cui abbiamo condiviso una campagna elettorale che è finita bene con tutti noi e quindi sono lieto di rivederli. È un dovere essere tornato a Ventimiglia perché Ventimiglia è una città che in questo momento ha delle diverse difficoltà. La vostra specifica ne abbiamo parlato, ma in qualche modo sono tutti temi risolvibili, anzi io auspico che il rapporto con Monte Carlo, che oggi è vero, una delle poche economie in espansione del vecchio continente, possa essere intensificato anche con gli investimenti portati da questa parte, dalla stessa città di Monaco, con accordi doganali frontalieri che consentano alle merci di circolare tra Ventimiglia e il Principato sull'entroterra. Lo spazio che abbiamo a disposizione, che potremo cedere in cambio di lavoro qualificato dalle nostre parti, possa essere un ragionamento che affronteremo a breve. Io credo che già il prossimo autunno, non vedo il nostro capo di gabinetto che tiene tutti i rapporti diplomatici, ma credo che già il prossimo autunno incontreremo il primo ministro di Monaco, incontreremo il principe nei giorni subito a seguire, con cui ovviamente uno dei temi caldi sarà quello dei rapporti frontaliero e degli investimenti che dal Principato di Monaco possono arrivare in una città che ha una vocazione a dialogare con quelle terre. Esiste un tema di disagio di cui parlavo di dovere, a venire qua che è quello degli immigrati, inutile che ce lo nascondiamo, ognuno ha la sua sensibilità, ognuno è giusto che esprima il proprio parere fino in fondo. Io continuo a ritenere che quello che avviene qui non sia una gestione normale dei flussi migratori e che puntare il dito contro la Francia, giusto o sbagliata che sia la sua politica, non voglio entrare negli affari interni di un altro paese, si può interpretare il Trattato di Dublino, le regole di Maastricht, di attraversare i confini come si ritiene. Il dato di fatto è che l'atteggiamento francese piuttosto rigido dimostra che al di là di quello che si è detto per tanto tempo, l'Europa non ha nessuna intenzione di farsi carico di problemi che sono e restano quasi esclusivamente italiani. Così come il governo centrale, continuo a ripeterlo perché l'ho ripetuto a Matteo Renzi quando ci siamo incontrati, l'ho detto ad Angelino Alfano, lo dico pubblicamente senza svelare segreti, bisogna che cambi la politica nazionale perché scaricare a valle quello che a monte non si riesce ad arginare,
vuol dire scaricare l'ultima analisi sui cittadini che ne pagano il prezzo. Io ho visto l'altra sera, ieri sera, credo, mi hanno fatto vedere i miei collaboratori foto di persone che vivono una situazione di estremo disagio, cioè con sostanzialmente una specie di campi, un'accoglienza sotto casa e cose di questo genere. Io non credo di essere, come si dice, né refrattario né sordo ai doveri dell'accoglienza, al fatto che uno Stato è immaturo e tutto sommato ricco come l'Italia nei confronti di popolazioni più povere del Mediterraneo. Non stiamo ragionando di questo, stiamo ragionando di una cosa molto semplice, che noi possiamo accogliere le persone che possiamo trattare dignitosamente e che non vanno a confliggere con quelli che sono i legittimi diritti dei cittadini italiani. Allora, in uno Stato dove metà dei giovani sono sostanzialmente disoccupati, dopo un 13% di disoccupazione è un tasso ormai normale da un paio d'anni a questa parte, dove le capacità di integrazione sono francamente molto basse, promettere a qualcun altro che qua ci sarà un'accoglienza generalizzata e indiscriminata vuol dire imbrogliare quegli altri e imbrogliare i cittadini a cui devi una risposta della protezione perché pagano le tasse. Quindi io credo che il governo stia sbagliando fortissimo. Questa è una delle città che sta pagando in ultima analisi il prezzo più alto di errori che vengono fatti costantemente a Roma. E anche chi parla di accoglienza con una certa facilità dentro la Chiesa, che rispetto fino in fondo, vorrei ricordare che la famosa parabola di San Martino che divide in due coltello lo dà a un povero, non lo fa a pezzettini grandi così per darlo a tanti poveri, perché il risultato sarebbe stato far morire di freddo tanti e probabilmente morire anche se stesso. Ne salva uno perché uno può permettersi di salvarlo, due non sarebbe stato in grado. Allora agire in senso diverso vuol dire millantare capacità che non ci sono, o peggio speculare su un finto buonismo che non porta nulla né a noi né a chi arriva a cercare un futuro migliore. Essere seri, rigorosi e talvolta rigidi è la cosa più umana da fare rispetto anche alle popolazioni a cui è giusto prospettare un futuro migliore, ma non a casa nostra, perché semplicemente questo futuro migliore per loro non c'è, ma peggiora anche il futuro degli italiani. E questo non bisogna mai dimenticarlo. Questa è una città che la sta pagando sulla sua pelle, evidentemente è la più esposta della nostra regione. Noi a Roma questo l'abbiamo fatto presente più e più volte. Non abbiamo, evidentemente, come sapete, come regione le competenze di polizia e di ordine pubblico, quindi possiamo fare davvero poco, salvo quello di tenere la situazione sotto controllo dal punto di vista delle ASL, per quanto il bilancio ci è concesso e nei tempi in cui ci stiamo in qualche modo facendo proprio la macchina amministrativa, che spero girerà in modo diverso e più efficace nei mesi a venire, non appena saremo riusciti a imprimere quelle piccole grandi rivoluzioni che vogliamo imprimere a questa regione. Detto ciò, io spero che questo problema, come dire, si risolva finalmente e che il governo italiano apra gli occhi. Per quanto riguarda lo sviluppo di questa città, certamente una parte importante passa da voi, passa dal fatto che chi va a lavorare fuori torni a spendere e a consumare nella città dove è nato, dove è cresciuto, dove comunque ha la casa, e questo noi ci muoveremo regione, come vicepresidenza della conferenza delle regioni, con tutti i rapporti che possiamo. Marco ovviamente sarà a vostra completa disposizione, avendo istituito un assessorato ad occuparsi. Dopodiché penso che il benessere di questa città debba passare da questo, ma debba passare anche da nuovi investimenti, da un modello di sviluppo che dobbiamo inventarci insieme, da ricchezza che viene investita in attività commerciali e produttive in questa città, anche perché questa città deve tornare ad avere un obiettivo di consumo, un obiettivo di sviluppo, un obiettivo di turismo, perché no, essendo assai vicino a zone che del turismo campano in modo più che soddisfacente, direi, con una certa larghezza di mezzi. Noi siamo qua. Siamo arrivati veramente da poco e questo, come dire, se non giustifica nulla, giustifica almeno il fatto, come dire, che cercheremo in quest'estate di organizzare un lavoro di medio e di lungo periodo, dovremo stare con voi, dovremo stare con tutte le categorie per raccogliere quello che serve, talvolta
può giustamente rivendicare il nostro appoggio o addirittura il nostro diretto aiuto, altre volte saremo noi a chiedervi qualche cosa, perché io credo che la Liguria non sia della regione Liguria, non credo neanche che sia dei singoli comuni o delle singole persone, è un bene comune che amministriamo collettivamente, di cui voi presidiate una bocca importante, uno degli snodi che vanno verso la Francia, uno snodo viario, ferroviario, di cultura e di impresa, troppo poca impresa per la verità, fondamentale. Allora qualche volta saremo noi a chiedervi qualche cosa, perché noi poi dobbiamo rilanciare tutti insieme un modello di sviluppo in cui la politica ci mette il suo, cercando di semplificare, di fluidificare, di cancellare gli assurdi lacci, lacciuoli, cercando di mettere nel sistema la fiducia che consente agli imprenditori italiani e esteri di venire ad investire qua. Poi noi ci dobbiamo mettere tutti quanti la volontà, il know-how che ciascuno ha acquisito nella propria professione, il coraggio di mettersi in gioco tutti insieme, perché non sarà la regione amministrata dal centro-destra a portare da sola in questa regione, così come non sarà il miglior sindaco che c'è o non c'è in una città a portare il benessere, ma sarà un intero sistema di regole e di obiettivi condivisi che abbia la fiducia. Io spero che con stasera abbiamo cominciato a costruire almeno un percorso di fiducia reciproca e crederci tutti insieme in un progetto. In un progetto comune. La porta, ora sono generoso, la porta di Marco è sempre aperta. Anzi, gliela togliamo proprio dall'ufficio, così lo trovate subito. Sto scherzando, la regione è ovviamente aperta a tutte le esigenze. Prima dell'inizio in Parlamento del percorso della finanziaria, avremo modo di confrontarci, vediamo anche qual è il testo base del governo, su che cosa si ragiona, quali sono, perché questo governo a volte sono 10.000 euro di tagli, 10 milioni di euro, 10 miliardi di euro di tagli di tasse, poi scompaiono tutti. Quindi sui numeri è bene stare attenti, quindi ragioniamo quando abbiamo i numeri alla mano e invece cerchiamo di creare quali condizioni davvero perché il proficuo rapporto che voi avete singolarmente come associazione con una realtà vicina che ha trovato un suo modello di sviluppo importante possa in qualche modo essere traghettato anche di qua per creare sviluppo anche in queste zone che non è competitivo e neanche alternativo al lavoro frontaliero, ma è la compenetrazione di due sistemi che secondo me possono portare veramente ricchezza a questa terra. Sono stato anche troppo lungo perché il 13 agosto abbiamo rotto le balle per venire qua, perché è giusto che io e gli assessori non vadano in ferie, ma voi qualche ora di riposo d'agosto a 50 gradi ne avete diritto, e quindi vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo tutti.